Salve a tutti, gente, sono Fair010 e benvenuti sul mio canale. Siamo su Pokémon Smeraldo e siamo ritornati a Ferrugipoli perché dopo aver consegnato la merce, come ci aveva detto il presidente della Devon, sono ritornato qui e vediamo cosa ci dice. Hai consegnato la mia lettera, ti ringrazio profondamente. Vorrei che tu accettassi questo dono molto utile per un allenatore. Condividi esperienza, perciò dopo aver consegnato la lettera dobbiamo ritornare dal capo della Devon e dirgli che abbiamo consegnato la lettera, bla 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 bla, e ci riconsegna il condividi esperienza, che naturalmente io non lo trovo. Strumenti dovrebbe stare in cima, no? Eccolo qui, condividi esperienza. Dai, lo vorrei dare a Nincada, che è molto difficile da farlo allenare perché ci ho provato e non è che è un Pokémon super potentissimo, ma è uno che mi piace tanto, è bello, è caruccio e basta. Adesso dovremmo ritornare a... oh mio Dio, sapete che non mi ricordo dove dobbiamo andare? Dobbiamo ritornare a Porto Selciapoli per andare a Cicaminopoli, dove in teoria ci dovrebbe aspettare la nostra del tipo sfida contro il capo palestra. E siccome il viaggio sarà lungo, farò un bel taglio. E siamo arrivati a un paese che non mi ricordo, che Cicaminopoli, si chiama Cicaminopoli, giusto. Ed eccoci qua, Cicaminopoli. C'è una Pokéball. Velocità X. Ok, adesso qui possiamo fare tante belle cose. Innanzitutto andiamo a procurarci una bella bicicletta. E non mi ricordo a chi chiedere, mi sa Kusu. Oh, bene bene, chi abbiamo qui? Un cliente molto energico. Io mi chiamo Clelio, sono il proprietario del negozio. Le tue scarpe da corsa sono molto sporche. Arrivi da molto lontano? No, guarda. Puntini, puntini, puntini. Mi stai dicendo che arrivi da Albanova. Acci picchia, ne è fatta di strada. Con una delle mie bici potresti andare dove vuoi con la brezza che ti accarezza il viso. Sai cosa ti dico? Ti regalo una bici. Oh, aspetta un attimo, ho dimenticato di dirti che ci sono due tipi di biciclette: la bici da corsa e la bici da cross. La bici da corsa e vabbò, prendiamo quella da corsa ovviamente, che andiamo pure velocissimi. Sì sì sì, ciao. Ok, equipaggiamo subito la bicicletta, che dovrebbe stare negli strumenti base. Bici da corsa, assegna. E adesso lol, abbiamo una bicicletta. Ma quello è Lino. Ok, ma siccome non mi importa di Lino, vorrei visitare per la prima volta alcune case della città, che a quanto io sappia qualcuno mi dovrebbe dare uno strumento. Messaggio port. Ok, penso che sia quella. Dobbiamo comprare un messaggio porto e consegnarlo a lei, e dovrebbe darci un savadanaio, e con il savadanaio poi ci dovrebbe dare un... no, in teoria dovremmo avere dei possiamo avere dei gettoni per fare delle scommesse. No, per favore, no. Ragazzi, penso che ritorno a Cicaminopoli con il biglietto, perciò torno subito. E sono arrivato con il messaggio porto e dovrei andare da questa qua. Oh, se avessi una bici andrei a Selciapoli per prendere un messaggio porto, vabbò. Oh sì, eccoci qua. Il salvadanaio. Adesso possiamo giocare al casino. E adesso del tipo Smoke Weed Everyday andiamo a giocare al casino. Olle. Penso di avere dei soldi, perciò... ah,
Ok. Dovrei tipo chiedere a lei? Così, dai. 50 gettoni. Facciamo questa partita. Allora, proviamo a scommettere. Ok. Del tipo funziona così. Possiamo scegliere il colore oppure il colore del Pokémon, che dovrebbe valere un gettone per 12. Questo è per 3, questo è per 12. Dovrebbe valere un po' di più. Raga, io scommetterei sul viola. Che fortuna. Giochiamo ancora il giallo. E vai il giallo. Ah, mi dà solo 3 gettoni. Che schifo. Del tipo proviamo qua. Stoppiamo adesso. Adesso. Vabbè, abbiamo fatto schifo. Ok, sto facendo nettamente veramente schifo. E persino la spazzatura è vuota. E sono un pochino triste perché... Oh, vediamo quel cestino. Speriamo che è pieno. Ah. Che schifo. Che peccato. Però potevano pure aggiungerlo a Pokémon Remake di... Vabbò. Parliamo con Lino. Zio, per favore, voglio sfidare questa palestra per vedere se ho fatto progressi. Posso, ti prego. Vabbò, aspetta Lino. Da quando hai cominciato a vivere con i Pokémon sei diventato molto più forte. Ma non pensi di esagerare nel voler sfidare subito una palestra? Non sto esagerando. Va bene. Pigliamo un po' in giro a Lino. Io e Ralsei insieme possiamo battere chiunque. Oh, ciao Fair010, sono diventato molto più forte da quando ci siamo visti l'ultima volta. Vorrei che tu e mio zio lo capiste. Va bene, lottiamo con questo qui. Mostriamogli che è un pezzente davanti allo zio. E vinciamo. Ok. Ah, ha solo Ralts. Raga, io penso che prima lo paralizzo. Ok, paralizzato. Ah. Da quando Ralts al sincronismo? Parassiseme. Ralts schiva l'attacco. Riproviamo con Parassiseme. Il problema è che con quella mossa... Ecco. L'unico modo è usare Parassiseme. È l'unica tattica. Dai. Oh. Ma perché usa... Oh mio Dio, sta diventando troppo... Dai, per favore, amico. No. Non ci credo, non posso perdere contro un pezzente. Dai, forza. Funghetto non è più confuso e... Ma ma perché mi fate questo? Sto perdendo contro... Non ci credo, non voglio crederci, dai. Per favore, usa Parassiseme. Sì, sì, sì. Grazie, signore. Dai, dai. Ah. Ok. Mega assorbimento adesso. Non me lo shottare, non me lo shottare. Oddio, sì, io. Oh mio Dio, dai, forza, veloce, veloce. Ok.
arriviamo a 15 di nuovo. Confusione. Speriamo che non dimmi. I4. Il prossimo me lo shot. Ho perso. Sì, ho perso. Povero funghetto, vorrei buttare Nincada per la prima volta. Butterò un Pokémon più debole del normale. E ci sarà un motivo. Perché Ralts è di tipo psico. E i coleotteri, i Pokémon coleottero, sono più deboli e sono più forti dei Pokémon psico. Perciò adesso, a parte che Parassimiseme funziona ancora. Graffio. Dai, pure brutto colpo. Rodney. E in teoria abbiamo vinto. Ed eccoci qua. E Rodney sale a livello 19. Vediamo. Allora, doppio team è buono, però non saprei. Ho i dubbi. No, penso di no. No. Sì. No. Volevo dire di no. Sì. Oh, ho azzeccato. E Lino Schiappa ha perso. Sì, interessante, non ci importa. Vattene, ciao. Ok, in teoria un giorno potremmo andare a visitare Lino. Ah, Scott! Ehi, stavo guardando la lotta. Tu e quel Lino siete amici, non è vero? Ma tu hai dato il meglio di te e l'hai battuto in maniera esemplare. Sì, questo è il vero spirito delle lotte di Pokémon. Adoro gli allenatori che si comportano così. Farò il tuo tifo. Farò il babò. Andiamo subito a guarire Pokémon, perché ho una voglia matta di affrontare il capo palestra di questa città, chiamiamola così, boh. Ed eccoci qua, caricati, e possiamo andare. Ora andiamo veloce qui. Ed eccoci qua. Non saprei. Penso che sarò talmente sfigato che mi beccherò tutti i capi gli allenatori di sto mondo. Come non detto. Non lo trovo divertente. Lo trovo stressante. Un zigzagoon. Ma un mega assorbimento e via. Dai. Toglie pochissimo. Oh. Ha ritirato il Pokémon. Non mi piace la situazione. Non so se cambiare o no. Paralizzante? Raga. Oh mio Dio. Ok, buttiamo sotto. Come si chiamava? Rodney, Nincada, Marshtomp. Rodney. Non me lo avvelenare. Ok. Buttiamo giù con beccata.
Ecco, sbadiglio. Marstomp. Per favore, per favore, per favore. Oh, grazie Dio. Allora, fango sberla. No, per favore, ma perché mi becca sto sbadiglio? Cambiamo con Rodney di nuovo. Per favore, non me l'avvelenare, non me l'avvelenare. Raga. Dai, 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 dai. Sì, voglio cambiare Pokémon, mi è rimasto un PS. Cioè, devo pure rilasciare il Pokémon. Eccoci qua. Marshtomp, fai il tuo dovere. Pistola acqua. Mi riduce la precisione. Ops, che cosa ho fatto? Ragazzi, scusate. La mossa ha fallito e Zigzagoon ci risponde con un ruggito. Stranamente, pistola qua sta veramente facendo schifo. A Fangus Barrel andiamo? Troppi turbo sabbia ci sta facendo. E anche troppi ruggiti. Colpo di fango. E colpo di fango sia. Oddio, che lotta. Solo un passo e penso che... Rodin è esausto. Raga, io torno, vado, faccio una corsa per la vita di Funghetto. Oh mio Dio, oh me lo immagino. Io dicevo, oh, ma non mi si avvelena, non mi si muore Rodin. Non mi si muore, non mi si muore, è morto. Oh mio Dio. Le peggio risate. Ok, adesso di qua e picchiamo il capo palestra. Allora, penso che questo sia il pulsante giusto, ma ho paura a premerlo, perciò lo premo. Sì, è il pulsante giusto, però devo pure lottare, perciò e sarà pure una lotta doppia. Iniziamo. Illuminis e Voltorb. LOL. Che si fa? Prova di pararsi seme. E Nincado lo cambio perché morirebbe subito. Vai Marshtomp. Ok, parassisseme. Allora, penso che potrebbe tornarmi utile se faccio azione contro Illuminis e colpo di fango contro Voltorb. E questa mossa che cos'è? Sottocarica?
Io non la conosco sta mossa, sotto carica. Allora, un'azione a Voltor. Un colpo di fango, no? Un pistol acqua in Luminis. Ok, pensavo, oh mio Dio, che mossa ha combinato in Luminis. Ha fatto neanche qualche PS di danno. Che lol. Ok, Voltorb è esausto. Funghetto sale a livello 17. Oh sì, Nincada. Babbo, sale. Non sale. Mashtomp non sale. E Magnemite. Magnemite. Allora, Illuminis sta per morire, perciò no problem. Perciò un'azione a Illuminis e una bel fango sberla a Magnemite. Olè. Precisione di Magnemite riduce, si riduce. Funghetto usa azione. E naturalmente con Parassiseme togliamo la vita ai Luminis. Nincada sale di livello. No, non sale di livello. Riceve punti esperienza. E questo è Volbeat. Oh mio Dio, che nome. Allora, un mega paralizzante Parassiseme. No. Ok. Colpo di fango a Magnemite. Oddio. Mashtomp è confuso. Ma non così confuso da impedire a non usare, da impedire l'uso di fango sberla. Nincada sale a livello 13, finalmente. Ok. Adesso azione. Un bel pistol acqua. È così confuso da colpirsi da solo. Dai, forza, veloce, dai. Azione. Pistol acqua. Attacco rapido. Per favore, Marston. Ok. Adesso. Mega assorbimento. Fango sberla. A mo' non sei confuso. Raga, mi sto veramente arrabbiando. Forza, dai. Ok, ora possiamo andare con azione pistola acqua e muore. Santo Dio, ce l'abbiamo fatta. Sale a livello 21. Alleluia. E ora Babbo Natale, che bello. Però prima del tipo, ok, sto per morire. Strumenti. Avevo una pozione. Sì, 5 pozioni. Ok, può bastare. Andiamo a sfidare il capopalestra di tipo elettro, in teoria. Mi elettrizzerà. Speriamo. Voltorb a livello 20. Parassiseme. Mi esce automatico mettere Parassiseme.
Ok. Parassiseme è andato a segno e possiamo recuperare la vita quando ci pare. Adesso, azione. Penso, ragazzi, che forse è meglio se andiamo a mega assorbimenti. Brutto colpo! Cioè, usa autodistruzione. Ma perché? Ma perché? Marshtomp. Mi viene di puttare mettere Marshtomp automaticamente. Fango sberla. Un altro fango sberla a segno. E gli manca un PS, naturalmente. Super pozione, naturalmente. Se sei un capo palestra, devi usare sempre le pozioni al momento giusto. Fango sberla. Ok. Per favore, se usa un'altra. Guarda, ci vado di colpo di fango che lo dovrebbe shottare in un colpo. E ci siamo riusciti. Lasciamo un Mushstomp. E Magneton. Colpo di fango. Buono. Soltanto che un'altra mossa e noi crepiamo. Sì. Allora, sfuriate al posto di LOL. Io andrei di rafforzatore. O di turbo. No, rafforzatore. E 1, 2, 3. Puff, Nincada si dimentica rafforzatore e usa sfuriate. Non posso cambiare Mushstomp perché sarebbe fortissimo contro Magnetrick. E colpo di fango. Oh mio Dio, si è suicidato il Magnetrick. Andiamo, andiamo. Cavolo. Ragazzi, sto suono mi sta dando veramente sui nervi. Devo usare per forza una pozione, che cavolo. E state zitto. Oh. Adesso. Colpo di fango. Raga. Attacco d'ala. Ok, me lo sciotta. Aspetta, adesso in teoria Nincada ha il potere. No, non ci credo. Aspetta, devo vedere se ho un rivital. Non ci credo. Ok. Fuck this.
Ragazzi, penso che per il capo palestra ci andremo dopo e penso che andremo a Mentania. Comunque, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al mio canale per non perdervi altri video. Peraltro, ci si vede in un prossimo video. Ci si vede, gente!